I Love Shopping di Sophie Kinsella, letto da Valentina Battorti. Andwich Bank, 1 Stallion Square, Londra, W13HV. Rebecca Bloomwood, 63 Jarvis Road, interno 4, Bristol, BS10DN. 6 luglio 1997. Gentile signorina Bloomwood, congratulazioni! In quanto neolaureata della Bristol University, sarà sicuramente orgogliosa del risultato conseguito. Anche noi della Andwich Bank siamo orgogliosi dei risultati ottenuti come banca dinamica e attenta ai bisogni della clientela, cui siamo in grado di offrire conti correnti adatti ad ogni esigenza. In particolare, siamo orgogliosi della nostra lungimiranza quando si tratta di clienti con le sue potenzialità. Siamo quindi lieti di offrirle, in quanto laureata, un'apertura di credito di 2.000 sterline per i primi 2 anni della sua carriera lavorativa. Nel caso decida di aprire un conto alla Andwich Bank, questa vantaggiosa condizione sarà immediatamente disponibile. Spero decida di approfittare di questa offerta unica e condivido di ricevere al più presto il suo modulo di richiesta. Ancora congratulazioni! Con le nostre più vive cordialità, Nigel Fers, Marketing Manager, settore laureati. Soggetta a verifica dello stato di solvibilità del richiedente. Andwich, la banca sempre al tuo fianco. Andwich Bank, Fulham Branch, 3 Fulham Road, Londra, SW69JH. Rebecca Bloomwood, 4 Burnie Road, interno 2, Londra, SW68FD. 10 settembre 1999. Gentile signorina Bloomwood, facendo seguito alle mie lettere del 3 maggio, del 29 luglio e del 14 agosto, le ricordo che la sua apertura di credito scadrà il 19 settembre 1999. Le faccio presente, inoltre, che lei ha considerevolmente superato il limite concordato di 2.000 sterline. Il suo attuale saldo evidenzia uno scoperto di 3.794 sterline e 56 cents. La prego di voler cortesemente contattare la mia assistente Erica Parnell al numero sopra indicato per concordare un incontro in cui discutere della questione. Distinti saluti. Derek Smith, manager. Andwich, la banca sempre al tuo fianco. Andwich Bank, Fulham Branch, 3 Fulham Road, Londra, SW69JH. Rebecca Bloomwood, 4 Burnie Road, interno 2, Londra, SW68FD. 22 settembre 1999. Gentile signorina Bloomwood, sono dispiaciuto nell'apprendere che si è fratturata una gamba. Quando si sarà ristabilita, gradirei che telefonasse alla mia assistente Erica Parnell per fissare un appuntamento e discutere delle sue attuali necessità di credito. Distinti saluti. Derek Smith, manager. Andwich, la banca sempre al tuo fianco. Andwich Bank, Fulham Branch, 3 Fulham Road, Londra, SW69JH. Rebecca Bloomwood, 4 Burnley Road, interno 2, Londra, SW68FD. 17 novembre 1999. Gentile signorina Bloomwood, sono addolorato nel sentire che lei ha contratto la mononucleosi infettiva. Quando sarà guarita, gradirei che si mettesse in contatto con la mia assistente Erica Parnell per concordare un incontro e discutere della sua situazione. Distinti saluti, Derek Smith, manager. Andwich, la banca sempre al tuo fianco. Capitolo 1. Ok, niente panico, è solo un estratto conto della Visa, è solo un pezzo di carta con qualche numero scritto sopra, che paura può farmi? Dalla finestra dell'ufficio osservo un autobus che percorre Oxford Street. Cerco di costringermi ad aprire la busta bianca posata sulla scrivania invasa dal disordine. È solo un pezzo di carta, mi dico per la milionesima volta. E poi non sono mica stupida, no? So esattamente a quanto ammonta questo estratto conto. Eh beh, più o meno. A grandi linee. Saranno 200 sterline. Forse 300. Sì, sulle 300. Massimo 350. Chiudo gli occhi e mentalmente cerco di fare il calcolo. Il tagliere di gigso. La cena con Sius da quaglino. E poi quel meraviglioso tappeto rosso e giallo. Ora che ci penso, il solo tappeto è costato 200 sterline. Ma le valeva fino all'ultimo penny, è piaciuto a tutti. E beh, perlomeno a Sius. E il tagliere di gigso era in saldo, 30% di sconto, e quindi in realtà è stato un risparmio. Apro gli occhi e allungo la mano verso la busta.
Come le mie dita sfiorano la carta, mi vengono in mente le lenti a contatto nuove. 95 sterline. Una bella cifra. Ma cosa ci posso fare? Ne avevo bisogno. Non posso mica andare in giro brancolando, giusto? E poi ho dovuto comprare della soluzione fisiologica, un contenitore decente, un eyeliner ipoallergenico, il tutto per un totale di... 400? Alla scrivania vicino alla mia, Claire Edwards alza lo sguardo dal piano di lavoro. Sta dividendo la corrispondenza in pile ordinate, come fa ogni mattina. Le ferma con degli elastici e ci mette sopra delle etichette con su scritto cose tipo «rispondere immediatamente» oppure «rispondere non urgente». Odio Claire Edwards. «Tutto bene, Becky?» mi chiede. «Sì, sì!» rispondo con aria disinvolta. «Stavo solo leggendo una lettera». Prendo in mano la busta, ma le mie dita si rifiutano di tirare fuori l'estratto conto. Si limitano a stringerla mentre la mia mente viene travolta, come regolarmente accade ogni mese, dal mio sogno segreto. Volete sapere qual è il mio sogno segreto? Una volta ho letto un articolo su un giornale a proposito di un errore compiuto da una banca. Mi è piaciuto così tanto che l'ho ritagliato e l'ho attaccato all'ante dell'armadio. Due strati conto di carta di credito sono stati scambiati, inviati alle persone sbagliate e sentite questa, entrambe hanno pagato l'importo senza accorgersene, senza controllare. Da quando ho letto quell'articolo, sogno segretamente che la stessa cosa accada a me. Una qualche vecchia rimbambita della Cornovaglia riceve il mio astronomico rendiconto e lo paga senza neppure guardarlo. E io mi becco il suo, 3 scatolette di cibo per gatti a 1,99 sterline l'una, che naturalmente pago, senza fare storie. In fondo, quel che è giusto è giusto. Guardo fuori dalla finestra con un sorriso stampato sulla faccia. Sono convinta che questo mese accadrà. Il mio sogno segreto sta per avverarsi. Ma quando alla fine mi decido a estrarre il conto dalla busta, spinta dallo sguardo curioso di Claire, il sorriso si smorza e poi si spegne del tutto. Un terribile bruciore mi serra la gola. Credo sia panico. Il foglio è nero di caratteri. Una lunga serie di nomi familiari mi scorre davanti agli occhi, come un centro commerciale miniatura. Cerco di afferrarli a uno, ma si muovono troppo velocemente. Riesco a vedere Thornton's. Thornton's Chocolates? A cosa diavolo ci facevo da Thornton's Chocolates? Io dovrei essere a dieta. Questo estratto conto non può essere giusto. Non può essere il mio. Io non posso avere speso tutti questi soldi. Niente panico, urlo dentro di me. Il segreto è non angosciarsi. Esaminare ogni voce lentamente, una per una. Faccio un respiro profondo e mi costringo a concentrarmi con calma, partendo dall'alto. W.H. Smith. Beh, normale. Tutti hanno bisogno di cancelleria. Boots. Profumeria, come sopra. Specsavers. Liquido per lenti a contatto. Indispensabile. Odd Beans. Bottiglia di vino. Indispensabile. Our Price. Our Price? Ah sì, il nuovo album dei Charlatans. Beh, non potevo non comprarlo, no? Bella pasta. La cena con Kathleen. Odd Beans. Bottiglia di vino. Indispensabile. Esso. E la benzina non conta. Quaglino. Costoso, ma è stata un'eccezione. Prêt-à-manger, quella volta che avevo finito i contanti. Odd Beans, bottiglia di vino, indispensabile. Rags to Riches. Cosa? Ah sì, il tappeto. Quello stupido tappeto! L'assenza. Biancheria sexy per appuntamento con James. Agent provocateur. Altra biancheria sexy per appuntamento con James. Ugh, come se fosse servita a qualcosa. Body shop. Quella spazzola per il corpo che devo assolutamente ricordarmi di usare. Next. Ah, quella camicetta bianca un po' scialba. Ma era in svendita. Mille. Mi blocco. Mille? Io non entro mai da mille. Cosa diavolo avrei dovuto farci in un negozio del genere? Fisso l'estratto conto perplessa. Aggrotto la fronte cercando di capire. Quando all'improvviso... Ecco la spiegazione! È evidente! Qualcun altro ha usato la mia carta! Oh mio Dio! Io, Rebecca Bloomwood, sono rimasta vittima di una truffa! Ora è tutto chiaro. Qualche criminale ha sottratto la mia carta di credito e ha falsificato la mia firma. Chissà in quali altri posti l'ha usata! Ora capisco perché il mio estratto conto è così lungo. Qualcuno ha folleggiato in giro per Londra con la mia carta, convinto di farla franca. Ma come hanno fatto? Cerco il portafoglio nella borsa, lo apro e... Eccoli la mia visa. La tiro fuori e la fisso. Qualcuno deve averla presa dalla borsa, l'ha usata e dopo l'ha rimessa a posto. Deve trattarsi di qualcuno che conosco. Oh mio Dio! Ma chi?
mi guardo attorno con occhi sospettosi. Chiunque sia, non è molto furbo. Usare la mia carta da 1000. Rasenta l'assurdo, come se io facessi acquisti là dentro. Io non ho mai messo piede da 1000, esclama a voce alta. Sì, invece, ribatte Claire. Cosa? Mi volto verso di lei, seccata per l'interruzione. E invece no. Hai comprato il regalo da Dio per Michael, giusto? La guardo e sento il sorriso svanire. Accidenti, è vero! La giacca a vento blu per Michael, quella stupida giacca a vento blu. Quando 3 mesi fa Michael, il nostro vice direttore, se n'è andato, mi sono offerta di comprare io il regalo. Ho preso la busta marrone piena di monete e banconote, sono entrata da 1000 e ho scelto una giacca a vento. Credetemi, lui è il tipo da giacca a vento. E all'ultimo minuto, ora ricordo, ho deciso di pagare con la carta di credito e tenere per me tutti quei contanti che fanno sempre comodo. Ricordo con esattezza di aver tirato fuori le 4 banconote da 5 sterline e averle riposte con attenzione nel portafoglio. Poi le monete da 1 sterlina, nel reparto degli spiccioli, mentre il resto delle monetine è finito alla rinfusa in fondo alla borsa. Ricordo di aver pensato, bene, così non dovrò andare al bancomat. Avrei detto che 60 sterline mi sarebbero durate settimane. Cosa ne è stato? Non posso aver speso 60 sterline senza rendermene conto, giusto? E comunque, perché me lo chiedi? Dice Claire sporgendosi in avanti. Vedo i suoi occhietti tondi a raggi X luccicare dietro gli occhiali. Sa che sto guardando un estratto conto. Per nessun motivo in particolare, rispondo con noncuranza, passando alla seconda pagina. Ma sono stata interrotta. Invece di fare quello che faccio di solito, guardare subito il pagamento minimo richiesto e ignorare completamente il totale, mi ritrovo a fissare la cifra finale. 949 sterline e 63 penny. A chiare cifre, nero su bianco. Resto a fissare il conto in silenzio per 30 secondi. Poi lo rimetto nella busta. Penso sinceramente che questo pezzo di carta non abbia niente a che fare con me. Forse se lo lascio cadere distrattamente per terra dietro il computer, scomparirà. Quelli delle pulizie lo scoperanno via e io potrò affermare di non averlo mai ricevuto. Non possono farmi pagare un conto che non ho mai ricevuto, vero? Mentalmente sto già componendo la lettera. Gentile amministratore delegato della Visa, la sua missiva mi ha lasciato perplessa. Di quale estratto conto sta parlando esattamente? Io non ho ricevuto alcun estratto conto dalla sua società. Il suo tono non mi piace e l'avverto che ho intenzione di rivolgermi all'Associazione per la Difesa dei Consumatori. Oppure potrei sempre trasferirmi all'estero. Becky? Alzo la testa di scatto e vedo Claire che mi fissa. Hai finito il pezzo sui Lloyds? Quasi, rispondo mentendo. Con lei che mi guarda, mi sento costretta a richiamarlo sullo schermo del computer, giusto per dimostrare un po' di buona volontà, ma lei continua a fissarmi. I risparmiatori possono beneficiare dell'accesso immediato, batto, copiando pari pari da un comunicato stampa che ho davanti. Inoltre, il conto offre tassi di interesse a scaglioni per chi investe più di 5.000 sterline. Batto un punto, bevo un sorso di caffè e passo alla seconda pagina del comunicato stampa. A proposito, questo è il mio lavoro. Faccio la giornalista per una rivista finanziaria. Mi pagano per dire alla gente come gestire le proprie finanze. Ovviamente non è il lavoro che ho sempre sognato. Nessuno di quelli che scrivono di investimenti personali aveva in mente questo per il suo futuro. Affermano che sono stati conquistati dagli investimenti personali. Mentono! Quello che intendono dire è che non sono riusciti a trovare lavoro in qualche campo più interessante. Che hanno fatto domanda per collaborare con Times, Express, Marie Claire e Vogue, Gentleman's Quarterly e per tutta risposta hanno ricevuto un calcio nel sedere. Così hanno cominciato a fare domanda al mensile del metalmeccanico, all'informatore caseario e a tutto fondi e sono stati presi come praticanti sfigati a stipendio zero e ancora grazie. E da allora hanno continuato a scrivere di lamiere, formaggi o risparmi, perché non conoscono altro. Io ho cominciato con una rivista dall'altisonante nome, Il Periodico del Risparmio. Ho imparato a copiare un comunicato, ad annuire con espressione intelligente alle conferenze stampa e a fare domande come se sapessi di cosa stavo parlando. Che ci crediate o no, 1 anno e mezzo dopo sono stata contattata da Far Fortuna Risparmiando. Ovviamente continuo a non capire nulla di finanza. La gente che incontro alle fermate dell'autobus ne sa più di me, come pure i ragazzi delle medie. Sono ormai 3 anni che faccio questo lavoro e aspetto ancora che qualcuno mi smascheri. Quel pomeriggio, Philip, il direttore, mi chiama. Trasalisco allarmata. «Rebecca!»
dice: «Una parola!» e mi fa cenno di avvicinarmi alla sua scrivania. All'improvviso il suo tono di voce si fa più basso, quasi cospiratorio, e lui mi sorride come se stesse per comunicarmi una notizia. «Una promozione! Non può che trattarsi di questo! Sa che non è giusto che io guadagni meno di Claire, e così ha deciso di promuovermi al suo livello, o magari a un livello più alto! E me lo comunica con discrezione, perché Claire non ci resti male!» Con un gran sorriso stampato sulla faccia, mi alzo e percorro i 3 metri che mi separano dalla sua scrivania, cercando di mantenermi calma, ma pensando già a quello che potrò comprare con l'aumento di stipendio. Mi prenderò il cappotto godè che ho visto da Whistle e un paio di stivaletti neri col tacco alto da piede a terra. Magari farò una vacanza e pagherò una volta per tutte quel maledetto conto della visa. Mi sento ebbra di sollievo. Sapevo che tutto si sarebbe aggiustato. «Rebecca?» dice, e spinge un cartoncino verso di me. «Non riesco ad andare a questa conferenza stampa, ma potrebbe essere molto interessante. Puoi andarci tu? È alla Brandon Communications.» Oh, sento l'espressione trionfante svanire dalla faccia come gelatina che si scioglie. Non mi sta offrendo una promozione. Non avrò un aumento di stipendio. Mi sento truffata. Perché mi ha sorriso in quel modo? Doveva saperlo che avrebbe alimentato le mie illusioni. Insensibile bastardo. «Qualcosa non va?» chiede Philip. «No», bofonchio. «Non riesco proprio a sorridere. Il cappotto godè nuovo e gli stivali col tacco alto scompaiono davanti ai miei occhi come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nessuna promozione. Solo una conferenza stampa su...» guardo il cartoncino. «Oh, su un nuovo fondo comune di investimento. Come si può definire interessante una cosa del genere?» «Potresti scriverci un articolo», aggiunge Philip. «D'accordo», dico, stringendomi nelle spalle, mentre mi allontano.